Il video di oggi parlerà della canalizzazione. Nel mondo del campo spirituale, la capacità di canalizzare un essere o qualcuno nel mondo dell'aldilà o in un'altra dimensione è qualcosa che molti non hanno compreso, alcuni non credono che sia possibile, oppure altri semplicemente non capiscono come funziona o a che serve. Per questo, nel video di oggi, cercherò di chiarirvi i dubbi che potreste avere, darvi informazioni che non sapevate nemmeno si potessero avere. In questo campo, a volte, non lo nego, c'è un sacco di confusione su come funzionano alcune cose che non sono realmente pragmatiche nel mondo materiale per come le conosciamo. Quindi, ci sembra veramente surreale che una persona, un uomo o una donna, possa lasciare che il suo corpo venga usato e che l'essere, la coscienza o l'entità che prende possesso di questo corpo riesca veramente a parlare o a comunicare attraverso di lei o di lui. La canalizzazione, in sintesi, è la capacità di una persona di lasciare andare la propria identità e la propria coscienza, permettendo quindi al proprio corpo di essere veicolato in maniera totale da qualcos'altro o qualcun altro. Dobbiamo capire che in questo universo ogni dimensione è comunque fatta della stessa cosa, ovvero di coscienza. Tutto ciò che esiste infatti lo è. Ma questo implica una cosa. Implica il fatto che tecnicamente qualunque cosa può essere canalizzata, sia a livello individuale, quindi una singola creatura vivente, o un insieme di creature viventi o di coscienze, un gruppi o addirittura un pianeta intero. Per esempio, l'umanità per intero potrebbe essere canalizzata, perché anche se ognuno di noi ha dei pensieri o una vita individuale, nell'insieme l'umanità ha una sorta di flusso di coscienza. E questo flusso di coscienza possiamo immaginarlo come un insieme di piume che quando messe insieme formano un ventaglio. Ora vi nominerò alcune delle principali persone che hanno canalizzato esseri non fisici o entità, se vogliamo chiamarle così, da dimensioni molto molto più elevate della nostra. Persone o canali come Abraham Hicks, Jane Roberts e Seth, Jay-Z Knight, Ramta, Lee, Caron, Chiron e molti altri. Quando parliamo di questo tipo di canali, ci riferiamo a persone che hanno lasciato che il loro corpo fosse interamente posseduto da un'entità di una dimensione superiore alla nostra per poter convogliare un messaggio all'umanità. Un messaggio che funge con una funzione di risveglio o di consapevolezza, perché queste entità nella loro dimensione si espandono attraverso l'aiuto di forme di coscienza inferiori o più limitate della loro, e quindi diffondere tale conoscenza è negli interessi reciproci dell'umanità e di queste entità che lo fanno. L'unico problema di tutto questo, che sembra funzionare perfettamente, è che queste entità esistono in un piano dimensionale molto molto diverso alla Terra o allo spazio-tempo lineare. Ciò significa che tecnicamente hanno una prospettiva più vicina a quella dell'assoluto, più vicina a quella del creatore o della non dualità assoluta, più oggettiva rispetto a quella che abbiamo noi nella realtà fisica spazio-temporale. Per questo motivo hanno una prospettiva molto preziosa da condividere. Tuttavia, non dobbiamo confondere il fatto che, venendo da una prospettiva di maggior consapevolezza, quella prospettiva sia effettivamente valida in tutti i suoi aspetti, anche in una dimensione in cui alcune verità spesso si contraddicono. Per esempio, dalla prospettiva dell'undicesima dimensione, una delle dimensioni più elevate dell'universo, la morte o il tempo lineare è una totale illusione. Tuttavia, ciò non significa che la morte e il tempo lineare, in una dimensione fisica come la nostra, non sia assolutamente percepibile come reale e che genera tutta una serie di emozioni, di paure e di incertezze che vengono percepite come reali. Ora, prima di andare avanti, ci sono alcune cose fondamentali che vanno capite su come funziona la canalizzazione in maniera pratica per chi lascia veicolare queste entità e quali sono i limiti con cui questa cosa può essere fatta. 1. La coscienza che viene canalizzata
è sempre limitata dalla coscienza della persona che la canalizza. Ogni volta che una coscienza passa attraverso un canale o una persona, viene alterata perché passa attraverso un dispositivo di traduzione. La persona stessa, infatti, lo è. I migliori canalizzatori del mondo sono semplicemente quelli che riescono ad alterare di meno il messaggio che viene canalizzato. Vengono chiamati canali chiari. Pensateci un attimo. Non esiste alcun linguaggio verbale al di là delle dimensioni in cui esiste lo spazio e il tempo. Non avrebbe alcun senso, perché per dover comunicare con le parole dovreste aver bisogno di farlo attraverso un corpo e dovreste aver bisogno di percepire voi stessi come separati da qualcos'altro. Quindi queste entità si sentono profondamente limitate dal doversi esprimere attraverso le parole che noi usiamo sulla Terra. Inoltre, come se non bastasse, noi stessi abbiamo problemi con il nostro linguaggio sul nostro pianeta. Come potete ben sapere o immaginare, molte lingue quando vengono tradotte o alcuni messaggi vengono veicolati, come potrebbe essere stata la Bibbia, che da una lingua antica viene tradotta poi all'inglese o all'italiano. Molte delle parole o dei concetti originali e il loro significato originale vengono distorti e modificati durante la traduzione. E non è colpa di nessuno, semplicemente la mancanza delle parole, dei concetti giusti e la cultura completamente diversa non permette di fare una traduzione uno ad uno su quello che originalmente voleva essere detto e il modo e il significato e il senso e la profondità con cui voleva essere detto. Quindi, sapendo quale potrebbe essere il problema di tradurre una vibrazione, una coscienza, un messaggio da una dimensione non fisica in cui il linguaggio non esiste, in una dimensione come la nostra, addirittura una lingua come potrebbe essere l'italiano o l'inglese, è chiaro che il messaggio verrà inevitabilmente distorto sia dalla lingua scritta e dalle parole disponibili nella lingua scritta, sia dalla persona che le sta veicolando. In un universo multidimensionale come il nostro, il linguaggio, per come lo conosciamo, comincia a crollare all'incirca dalla quinta dimensione in su. In totale, ci sono circa 12 dimensioni ben distinte e la maggior parte degli esseri che vengono canalizzati esistono a partire dalla sesta dimensione di coscienza. Questo significa che è come giocare a un gioco di coppie. Devo trovare la parola umana che gli umani usano che più assomiglia al concetto vibrazionale di quello che io vorrei esprimere. Immaginate per un attimo quanto potrebbe essere difficile. Facciamo un'ipotesi. Immaginiamo che siamo nell'anno 4500 e l'umanità ormai viaggia nello spazio liberamente con le proprie navicelle. Immaginiamo di incappare in un pianeta molto simile alla Terra, in cui le scimmie o i primati esistono anche lì. Immaginiamo di dover portare dei messaggi di conoscenza assoluta che l'umanità ha raggiunto solo dopo migliaia o milioni di anni a una civiltà che è ancora nei suoi stadi più primordiali. Immaginiamo che quella civiltà ha iniziato da poco a parlarsi o a comunicarsi. Immaginiamo di dover tradurre per loro alcuni concetti che loro non conoscono nemmeno l'esistenza. Immaginiamo di dover usare le loro parole per dirli, e se non abbiamo le parole è esattamente come un arciere a cui mancano le frecce da scoccare contro il bersaglio. Dovrà usare quello che trova, quello che quelle persone, quella civiltà o quel popolo attualmente usano o hanno a disposizione. Dunque è un gioco di corrispondenze. L'entità deve fare il gioco di match, come un puzzle, deve trovare le parole umane che vibrano più similmente alle frequenze del concetto che loro desiderano esprimere. E credetemi, dal punto di vista dell'entità, fare questo è estremamente limitante, talmente limitante che a volte il messaggio che arriva è molto, molto diverso, molto più limitato del concetto che l'entità desiderava esprimere in origine. Inoltre, come se non bastasse, se il canalizzatore ha un modo di pensare fisso e stabile con delle credenze rigide, o addirittura credenze limitate e false, questo inibisce ciò che il canalizzatore è in grado di elaborare nella sua mente o di poter tradurre, e quindi, se per esempio qualcuno aderisce a un concetto religioso molto rigido, a volte quello che viene ricevuto a livello vibrazionale
viene poi convertito in un concetto biblico, qualcosa che rimanda alla spiritualità religiosa cristiana o qualcosa del genere, e verrà filtrato attraverso le credenze religiose della persona che sta veicolando quel messaggio, e quindi potrebbe usare parole come la Madonna o altre persone che lui o lei conosce nella sua religione. Anche la manipolazione involontaria della persona che canalizza il messaggio potrebbe essere un enorme problema. Per esempio, se la persona che canalizza il messaggio o le persone che sono di fronte alla persona che canalizza il messaggio sono così tanto interessate nell'ottenere una risposta specifica, è molto probabile che finiranno per canalizzare qualcosa o qualcuno che sia in linea con la risposta che vogliono ricevere. Quindi l'universo darà quella risposta indipendentemente dal fatto che possa essere vera o meno, semplicemente perché l'universo sente il pensiero e l'energia delle persone che richiedono e cerca di dare ciò che assomiglia di più a ciò che viene richiesto. Immaginiamo di mandare un segnale radio in cui facciamo ricerca o richiesta di aiuto di un certo tipo. Verranno in nostro soccorso solo le entità o le persone o gli esseri che sono in grado di capire e ricevere un messaggio di quel tipo. Quindi, detto tutto ciò, dobbiamo capire che alcuni canali sono come dei dispositivi di traduzione viventi, esseri umani che fungono da traduzione per linguaggi non fisici o dimensioni non fisiche. E alcuni, la verità, è che sono semplicemente molto, molto più bravi di altri, non perché hanno una capacità particolare, ma semplicemente perché per essere un vero canale pulito bisogna essere disposti a non avere una prospettiva stabile o fissa, o essere attaccati alla propria prospettiva individuale, e quindi bisogna permettere che il tappeto percettivo, la tovaglia, ci venga tirata via da sotto i piedi in continuazione, stravolgendo completamente il nostro modo di vedere le cose ogni volta che c'è una canalizzazione diversa o si riceve un messaggio diverso, a volte anche se questi messaggi potrebbero contraddirsi. Bisogna essere esperti nell'ampliare la nostra prospettiva e diventare completamente disidentificati da noi stessi. Infatti, quando un'entità sceglie una persona specifica per canalizzare il proprio messaggio, è perché l'entità ha già visto che la persona ha una mente abbastanza vuota e sgombra da non contraddire il messaggio che deve ricevere con i propri pensieri opposti. E quindi la persona ha una presa abbastanza allentata sulla propria identità per diventare un canale chiaro per questa entità, e quindi verrà scelta. Comunque, è un lavoro molto lungo, personale, per far sì che la vostra coscienza sia abbastanza elevata da poter corrispondere a un livello di coscienza così elevate come quelle che dovete ricevere. 2. Le persone tendono a pensare che queste entità che vengono canalizzate, o gli spiriti guida, o gli angeli, comunque vogliate chiamarli, queste entità abbiano sempre la verità in tasca o la prospettiva ultima sulla verità dell'universo. In realtà non è così. Lo so che quello che sto per dire vi farà sentire ancora più incerti su quale sia la natura dell'universo, ma è qualcosa che dovete comprendere e sapere. Questi esseri che esistono in questi piani dimensionali superiori hanno anche essi, proprio come noi, una propria coscienza, una sorta di identità, magari più espansa, ma è comunque una prospettiva personale, individuale e quindi limitata. Ciò significa che la loro prospettiva potrebbe non essere una prospettiva totale e oggettiva. Questo significa che hanno delle motivazioni o delle credenze. Questo significa che potrebbero avere una prospettiva rigida, che può essere o non essere aperta al cambiamento. Questo significa che hanno una prospettiva proprio come gli esseri umani. Significa che anche le prospettive degli esseri extradimensionali o degli spiriti guida a volte possono essere limitate, perché questi esseri magari loro stessi sono ancora in fase di sviluppo e sono in procinto di espandere la loro consapevolezza, e molte volte la loro espansione si crea proprio tramite l'insegnamento o gli errori che si fanno durante l'insegnamento e l'assistenza all'esperienza di vita di qualcun altro, come per esempio gli esseri umani. Il più delle volte che queste prospettive ci vengono fornite, ovviamente essendo viste da un punto di vista più in alto del nostro, è come paragonare il punto di vista di qualcuno che è in cima alla montagna rispetto a qualcuno che è ancora alla base e deve salire il percorso. Non è che una verità sia maggiore dell'altra, sono solo prospettive che vengono viste da un'ampiezza e da un'altezza diversa. Ecco perché è così prezioso avere prospettive diverse o superiori alla nostra, ma ciò non significa che entrambe non siano vere. Inoltre, ciò non significa che non esistano coscienze
che farebbero sembrare la loro molto, molto limitata. Come per noi, si potrebbe dire che un bambino dell'asilo abbia una prospettiva, diciamo, più limitata della nostra. E si può anche dire che il bambino abbia una prospettiva molto più ampia rispetto a quella di una formica. Alla stessa maniera, a catena, una prospettiva di una certa entità potrebbe essere vista come quella di una formica rispetto a un'entità ancora superiore. 3. Molte delle prospettive che riceviamo da questi messaggi vengono da una dimensione in cui l'universo, credetemi, è molto, molto diverso da quello che noi conosciamo. E quindi anche capire perché è così difficile o così grande il problema di comunicare con una realtà così diversa dalla nostra, quando un'entità o un gruppo di entità che proviene da una coscienza dell'undicesima dimensione, per esempio, provengono da una prospettiva che per loro è 100% reale, e quella loro prospettiva di realtà intrinsecamente invalida tutte le prospettive dei livelli dimensionali inferiori alla loro. Infatti, come dicevo prima, per una coscienza che vive stabilmente nell'undicesima dimensione non esiste la morte, non esiste lo spazio e il tempo, il dolore è una completa illusione. Dalla prospettiva dell'undicesima dimensione non c'è motivo di integrare se stessi, perché lo scopo dell'espansione universale attraverso il negativo, il positivo e le varie polarità è qualcosa che è stato scelto specificamente da coloro che esistono in quella lunghezza d'onda dimensionale, e quindi è una funzione dell'universo. Sarebbe come prendersela con una parte di una macchina. È stata costruita con uno scopo in mente, e quello scopo è esattamente perfetto così com'è. Nella coscienza dell'undicesima dimensione, il libero arbitrio è un assoluto dalla loro prospettiva. Il libero arbitrio è qualcosa che è intrinseco nella nostra esistenza. Da una prospettiva fisica, ovviamente, nonostante tutto questo sia vero, non significa che sia altrettanto vero nel momento in cui una persona o un'entità o una coscienza si trova a fare un'esperienza fisica nel mondo fisico. Infatti, dalla nostra prospettiva, la morte esiste, anche il dolore esiste e non è assolutamente un'illusione. Il tempo, lo spazio esistono ed è necessario integrare varie parti di se stessi, perché dalla prospettiva tridimensionale siamo costantemente influenzati nella nostra percezione della realtà dalla frammentazione di parti di noi stessi. Questa realtà è una realtà in cui la separazione esiste, anche se è un'illusione dalle dimensioni superiori, ciò non significa che non sia reale in questa. E siccome dalla prospettiva di questa entità tutto è integrato a se stesso, tutto è un'estensione, una parte di se stesso, e questo in realtà è un problema per chi vive in un mondo in cui non è effettivamente vero che le altre creature sono parte di noi stessi, o almeno non ancora. Quindi nel nostro di realtà tridimensionale, gli altri e le altre forme di coscienza non sono integrate alla nostra. Quindi, finché non si arriva a percepire quella realtà così come la percepiscono loro, in realtà l'illusione è più reale della realtà, perché qui ci si sperimenta separazione, morte, come qualcosa di estremamente vero. Dovete capire che non esiste alcuna separazione dalla prospettiva di un'entità di quel livello. Non c'è nulla che non sia se stesso, e quindi non c'è dolore, perché il dolore è un'illusione prodotta dalla separazione. Tutto il dolore è causato da qualche forma di distacco, separazione, abbandono, solitudine, e quindi per coloro o queste entità non percepiscono la frammentazione o non percepiscono la separazione, non la ritengono reale e quindi non credono che esista, credono che sia solo un'illusione con uno scopo di crescita. E questo ovviamente tende a invalidare quanto sia reale questa esperienza per noi. Quindi dalle dimensioni superiori a questa, la realtà tridimensionale che noi sperimentiamo è un'esperienza di apprendimento in ologramma e non viene percepita come reale, ma essendo parte della coscienza ed essendo un'esperienza di coscienza, ciò lo rende reale. Alcune volte, alcuni messaggi di questa entità hanno causato qualcosa di molto grave e molto pericoloso in alcune persone. Non c'è cosa più pericolosa che ascoltare una verità che invalida completamente la nostra. E la verità
è che ciò che è vero ed è reale in una dimensione superiore non significa che sia vero e reale qui, e molte volte questi esseri finiscono per influenzare alcune persone a tal punto da farli essere in contraddizione o in rifiuto verso le illusioni della propria realtà, quando in realtà quelle illusioni come la paura, la sofferenza e la morte hanno una funzione e uno scopo. Quindi possiamo immaginare questa dinamica come qualcuno che svela a qualcun altro che il suo gioco o la sua esperienza è solo un'invenzione, solo un videogioco, non è reale. A quel punto la persona all'interno del gioco potrebbe decidere di uccidersi o di smettere di giocare perché ha ricevuto una totale invalidazione della propria realtà. Infatti, la maggior parte dei guru che oggi professano alcune verità su come tutto è un'illusione sono semplicemente delle persone che hanno iniziato a identificarsi non più con la realtà tridimensionale fisica che noi conosciamo, ma con la realtà spirituale di dimensioni molto più elevate della nostra. E siccome lì non hanno corpi fisici ed è lì che vanno ogni volta che meditano, tendono a pensare che quella realtà sia più reale della realtà del loro corpo fisico e quindi non prendersi più cura del loro corpo o della loro esistenza in questa realtà. È come scoprire che si può esistere anche da un'altra parte e che quell'altra parte è migliore o è superiore a questa. Scoprendolo e capendolo, si finisce per abbandonare il desiderio o la voglia anche solo di esistere o di vivere in questa realtà. Ovviamente questo è estremamente pericoloso, quindi queste realtà diverse o superiori devono essere prese a piccole dosi per non rischiare di abbandonare completamente la nostra identificazione con la realtà, ovvero il nostro ego che ci tiene ben saldi in questa realtà materiale. Quindi il fallimento dell'undicesima dimensione o di questa entità è quello di non riuscire a riconoscere che la separazione è proprio una realtà e che va rispettata come tale. Devono riuscire a essere in grado di sviluppare la capacità di immedesimarsi in creature che stanno vivendo una realtà fisica di temporale limitata mortale e quindi di mantenere lo spazio che ci vuole per l'illusione della sofferenza. Devono essere in grado di fare spazio ad alcune verità che sono anche completamente contraddittorie con la propria e quindi devono riuscire a non negare la realtà della realtà illusoria della tridimensionalità, anche se dalla loro prospettiva è totalmente un'illusione. Inoltre, queste entità che esistono in queste dimensioni non hanno lo stesso tipo di attaccamento all'onestà che hanno gli esseri umani. L'onestà, per come la conosciamo noi, è una realtà e un valore umano. Molte volte quello che questi esseri fanno è dirvi tutto ciò che avete bisogno di sentirvi dire in un determinato momento della vostra vita per il bene vostro e della vostra espansione personale. E non significa che quello che vi diranno sia particolarmente vero o oggettivo, perché dalla loro prospettiva lo scopo non è dirvi la verità e basta, ma dirvi la cosa più utile per voi. Questo è particolarmente vero e accade in maniera specifica se l'espansione personale di un umano è il loro obiettivo o scopo finale, e soprattutto se è quello lo scopo con cui questa entità è stata chiamata per chiedere aiuto. Quindi immaginiamo qualcuno che vi chiama per chiedervi perché il suo forno si è rotto. Finirete per dirgli quello che vogliono sentirsi dire sul forno e non la verità sulla loro vita e il loro scopo nell'universo. Vi diranno tutto ciò che avete bisogno di sentirvi dire, indipendentemente dal fatto che possa essere completamente vero o non. Ecco perché spesso ciò che le entità fanno quando vengono canalizzate per la prima volta è che avranno un certo messaggio da trasmettere all'intera razza umana. E in base al modo in cui la coscienza umana riceve queste informazioni, finiranno per modificare il loro messaggio in modo da ottenere ciò che vogliono ottenere. Per esempio, negli anni 80, molti di questi esseri scesero per mettere in guardia la razza umana e gli dissero quello che la razza umana era in grado di fare o creare sulla base della loro potenza di pensiero inconscia. E quello che queste entità scoprirono abbastanza rapidamente è che avvertire una persona non fa sì che quella persona sposti la sua attenzione verso qualcos'altro, anzi, tutt'altro. La fa proprio concentrare su qualunque cosa gli abbiamo fatto notare possa accadere e facendo questo finirà per creare quella cosa. Quindi queste entità, dopo aver capito ciò, hanno cambiato il loro gioco e invece che avvisare gli esseri umani fisici sui pericoli del loro pensiero collettivo e della direzione che l'umanità ha preso, hanno iniziato a dire che il nostro futuro è completamente fantastico, che ci
ci sarà un'epoca di risveglio, ma lo dicono non perché sia vero, ma perché desiderano che, credendo che fosse vero, possiamo noi crearlo nella nostra realtà, in modo da indurci a rilasciare la resistenza verso la nostra sofferenza. Un'altra cosa che è importante da capire è che da queste dimensioni superiori si possono vedere tutti i potenziali percorsi di vita del singolo umano e anche dell'umanità per intero. E, avendo visto che la razza umana si dirigeva dritto dritto verso una terza guerra mondiale, ma senza poterla avvertire, senza che loro attirassero l'attenzione e quindi creandola, l'unica scelta che gli rimaneva da fare è parlargli di una società utopica possibile. E quindi la verità che molti di questi esseri che vengono canalizzati è che la verità in sé per sé è spesso ciò che porta le persone in uno stato di maggior resistenza invece di una creazione più consapevole. E quindi hanno un motivo molto valido per essere allineati con il potenziale del futuro piuttosto che allineati con i pericoli del presente. Inoltre, per concludere, dovete comprendere che c'è qualcosa al di là della polarità nell'universo. In realtà, l'unità o l'ego dell'universo, esso stesso è un'illusione. C'è qualcosa al di là dell'undicesima dimensione, qualcosa che si è già evoluto oltre. Pertanto, la coscienza più oggettiva che l'universo ha di se stesso fino adesso ha già superato che l'idea dell'espansione universale debba avvenire attraverso la polarizzazione, ovvero la creazione di contrasti tra opposti, positivo o negativo, voluto o non voluto. L'universo è riuscito a riconoscere la propria scissione, e per scissione si intende la polarità, ed è vero che la propria polarizzazione è la base dell'espansione per la sua creazione. Tuttavia, è anche la base della sofferenza che causa al suo interno e per se stessa. Ciò significa che per terminare la sofferenza di se stessa una volta per tutte, la coscienza collettiva deve integrarsi. L'integrazione è quindi il suo nuovo desiderio, ovvero quello di creare un essere non puramente positivo e quindi schiacciare via tutto ciò che è indesiderato. Tutt'altro, l'obiettivo dell'universo adesso è integrare tutto ciò che è indesiderabile o indesiderato e reintegrare tutte le partizioni di se stesso che sono state disconosciute, sono state disprezzate, sono state rifiutate. E quindi il desiderio dominante della coscienza nella sua sorgente attualmente è quello di reintegrarsi, ed è quello che state vedendo succedere attualmente sulla Terra. Il desiderio di polarizzarsi per conoscersi meglio ha lasciato spazio a un nuovo desiderio, quello di rimettere insieme i pezzi. Quindi l'unico modo per porre fine una volta per tutte alla resistenza, e ricordiamo che è la resistenza a causare sofferenza, è l'integrazione degli indesiderati e dei desiderati, del positivo e il negativo, di portare tutte le polarità di nuovo all'unità. E quindi l'unico modo che l'universo ha per essere autentico è quello di ridiventare integro, di ridiventare intero. Credetemi, i canalizzatori sono persone che hanno un enorme potere, ma molte volte la prospettiva che hanno, che danno, può essere altrettanto benefica quanto pericolosa. Può servire a uscire da paradigmi limitati e credenze limitate, o da dogmi religiosi. Tuttavia, può anche risultare in una confusione ancora più forte nel momento in cui queste verità ci portano a rifiutare la nostra realtà tridimensionale. Quindi è ora di comprendere la prospettiva più alta di tutte, quella di integrare i nostri opposti e di espandere la nostra coscienza nella capacità di accettare anche le verità più disparate fra loro, e quindi di comprendere che questo universo contiene diverse verità simultaneamente vere e simultaneamente contraddittorie fra loro. Lo so che è difficile da accettare, ma se riusciamo a accettare e integrare questo, riusciremo a integrare tutte le dimensioni dell'universo in una.